Questo esercizio numero 8 rappresenta l'esperimento fatto con la bilancia elettrodinamica per la misura della permeabilità dell'aria, che poi è praticamente uguale a quella del vuoto. Questo esperimento con la bilancia elettrodinamica si basa sull'esperimento di Ampère, infatti si hanno due fili rettilinei percorsi da correnti inversi opposti e quindi abbiamo già risposto alla prima domanda: disegna le correnti elettriche nei versi giusti. Dunque in versi opposti affinché il filo superiore venga respinto con la forza magnetica verso l'alto dal filo inferiore, che invece è bloccato. Inizialmente i fili sono distanti un centimetro, come si deduce da questi dati. Scorrono 7,5 A di corrente in entrambi. Il filo superiore viene respinto e si allontana, si solleva. Allora con un cavalierino, cioè con questo piccolo pezzettino di metallo piegato a U, da 4,4 centigrammi si ripristina l'equilibrio iniziale, riportando i fili a un centimetro di distanza come all'inizio. Questo cavalierino è posto in tacca numero 5 su un braccio che è lungo in totale 10 tacche. E i bracci sono calcolati, misurati a partire dall'asse di rotazione che è questo qua. E la rotazione della bilancia è indicata da queste frecce. C'è anche un dato inutile che è la lunghezza di questo tratto, 20 cm. Infine i due fili sono lunghi 1,50 cm e 1,25 cm. Sappiamo che nella formula di Ampère dobbiamo considerare il tratto più breve, perché soltanto i due tratti affacciati da 25 cm sono interessati allo scambio reciproco di forza magnetica. Invece quest'altra parte, questi altri centimetri che vanno fuori, non sono interessati perché non sentono il campo magnetico del primo filo, del filo corto, che non arriva al di fuori dei 25 cm. Lo svolgimento si basa sulla formula di Ampère, la forza che si scambiano i fili, l'incognita è M0, che in realtà qui dovrei chiamare Mi, perché è dell'aria, quindi Mi dell'aria, però abbiamo detto prima che in pratica è uguale a M0. Dunque con la formula inversa ricaviamo M0, le due correnti sono uguali, quindi I alla seconda, L abbiamo detto il tratto corto, il filo corto da 25 cm, la distanza D tra i due fili è un centimetro e l'unica difficoltà è il calcolo della forza magnetica. Infatti la forza magnetica non è intensa quanto il peso del cavalierino, che è 4,4 centigrammi, centigrammi peso, ma è di meno. Questo perché la bilancia è un corpo rigido che può ruotare attorno a questo asse di rotazione e quindi l'equilibrio per rotazioni non è dato dall'uguaglianza delle forze, ma dall'uguaglianza dei momenti torcenti. I momenti torcenti sono il prodotto tra le forze e i bracci. I bracci sono questi qui che vanno calcolati a partire dall'asse di rotazione. In particolare il cavalierino, la sua forza peso, ha un braccio di 5 tacche. Mentre invece la forza magnetica che è applicata sul filo è applicata nel punto più lontano di questo asse che si trova qua e quindi è applicata a una distanza dall'asse di rotazione, che è questo qua, di 10 tacche, quindi una distanza doppia rispetto al cavalierino. E quindi la forza magnetica sarà la metà all'equilibrio rispetto al peso del cavalierino. I calcoli sono mostrati qui, i momenti torcenti della forza magnetica e della forza peso devono essere uguali. Questo quando la bilancia non ruota e sta all'equilibrio. I momenti torcenti sono braccio per forza nel caso della forza magnetica e braccio per forza nel caso della forza peso. Ora noi vogliamo calcolare la forza magnetica e quindi dobbiamo fare il rapporto dei bracci. Il rapporto dei bracci è 5 decimi. Quindi la forza magnetica è i 5 decimi, cioè la metà della forza peso, che è 4,4 centigrammi peso. Se per esempio il cavalierino fosse stato in tacca numero 3 anziché in tacca 5, la forza magnetica che aveva in quel caso un braccio che era i 10 terzi rispetto al cavalierino, allora sarebbe stata intensa i 3 decimi rispetto al peso del cavalierino. Dunque proseguiamo il calcolo: la forza magnetica è la metà di 4,4, quindi 2,2 centigrammi peso, che sarebbero 2,2 per 10 alla meno 5 kg peso. Il chilogrammo peso ricordiamo anche che corrisponde a 9,8 N. Il chilogrammo peso è un'unità di misura di forza e non di massa.
e corrisponde 1 kg peso a 9,8 N. Quindi la forza magnetica vale 2,2 per 10 a meno 5 per il chilogrammo peso 9,8 N e questo è il valore della forza magnetica. Andiamo a sostituire questo valore nella formula di μ0, quindi sostituiamo qui e alla fine troviamo il valore di μ0, cioè meglio la permeabilità magnetica dell'aria, μ aria. E viene 0,96 per 10 alla meno 6 newton su ampere quadrato. Adesso dobbiamo vedere se questo valore trovato sperimentalmente si avvicina o no al valore atteso di mi del vuoto o dell'aria, che è uguale, valore atteso che vale 4 pi greco per 10 alla meno 7 newton su ampere quadrato, quindi 1,26 per 10 alla meno 6. Noi abbiamo trovato 0,96, che quindi è un valore un po' minore di quello atteso. Se vogliamo calcolare l'errore percentuale commesso, vediamo che il nostro valore sperimentale è un 0,30 minore di 1,26. 0,30 è la differenza fra questi due numeri, e quindi se noi dividiamo la differenza tra questi due numeri diviso il valore atteso, troviamo un errore del 24%. Quindi abbiamo trovato un valore sottostimato del 24% rispetto al valore atteso.